E allora, come annunciato prima, oggi abbiamo un ospite che come noi si occupa di italiani nel mondo, italiani che si muovono, anime erranti, come mi suggerisce. Si chiama Annalisa Galloni. Buon pomeriggio, Annalisa. Ciao Alex, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Intanto, come stai in questo periodo strano, convulso? Direi abbastanza bene, mi trovo sul lago del Turano in una riserva naturale, quindi diciamo che tra zone arancioni, gialle per me cambia poco, esco quasi tutti i giorni in montagna per fortuna, quindi me la passo abbastanza bene. Questa è una bellissima cosa, questa è una bellissima cosa, sicuramente ti riempie l'anima e ti fa avere quel sorriso smagliante che mi stai facendo vedere adesso in video, perché i nostri ascoltatori non lo sanno, ma noi siamo anche fra di noi in video in questo momento, ci stiamo vedendo, quindi io posso vedere anche le espressioni di Annalisa. Annalisa che è una persona molto, qui in spagnolo si direbbe echada pa'lante, nel senso una persona intraprendente e che veramente ci mette un sacco di passione in tutto quello che fa e che ultimamente ho avuto modo di scoprire, sta lanciando un corso per spiegare, diciamo, non tanto spiegare come si vive all'estero, perché ogni posto e ogni paese è un mondo, ovviamente anche ogni persona è un mondo, ma soprattutto per far capire la consapevolezza, no? Di cosa si va incontro quando ci si imbatte in questa avventura. Infatti sì, una delle ultime novità del 2021 appunto è l'entrata e la creazione di questo corso sulla consapevolezza e sul cambiamento. Diciamo che basandomi un po' sul principio principale, che è quello della coerenza, cerco di aiutare gli altri attraverso la mia storia e di un altro formatore che insieme a me si occupa del corso, a far sì che le persone che sentono il desiderio di cambiare qualcosa nella loro vita, che non deve essere per forza mollare tutto e cambiare ogni singola cosa come ho fatto io, ma può essere anche il cambiamento di piccole cose che non ci fanno stare bene nell'arco della nostra quotidianità, abbiano l'opportunità di avere qualcuno che li aiuti a capire perché non ci riescono, quali sono i paradigmi mentali che ci impediscono di intraprendere determinate scelte e siano incoraggiati nel perseguire quelli che sono i loro sogni. Alex, la vita è Famoso una sola. spiccare il volo, no? Famoso spiccare il volo. Sì, perché noi restiamo sempre fermi e abbiamo paura di iniziare a fare quello che realmente potrebbe renderci felice. E non ci rendiamo conto che la vita è una sola, non avremo una seconda opportunità per fare quello che in questa non siamo in grado di fare. Quindi, se vuoi una cosa oggi, cerca di ottenerla oggi. Se poi non ci riesci, va bene, però almeno provaci. Ah beh, certamente, chi non prova non potrà mai sapere se alla fine ci sarà riuscito o no, o se anche questa era esattamente la cosa che cercava oppure no. Ma senti, noi siamo entrati a gamba tesa sul discorso del corso e non abbiamo proprio presentato Annalisa. Raccontati un po', sinteticamente, poi in futuro avremo occasione, come anche spiegheremo, di parlarne in maniera più distesa. Dai, allora, in poche parole, chi è Annalisa? È una ragazza che 5 anni fa viveva una vita che non era sua, lavoravo per una società finanziaria, non ero felice, ho scelto di provare a cercare di esserlo. Quindi 5 anni fa mollo tutto, mi metto uno zainetto sulle spalle e parto per viaggiare in giro per il mondo. Ho viaggiato circa 2 anni fra Europa ed Asia e nel 2018 rientro in Italia con la voglia di condividere con gli altri tutte le esperienze che avevo vissuto e di iniziare a scoprire il mio di territorio, perché noi pensiamo sempre che le meraviglie più belle sono dall'altra parte del mondo. È vero che ci sono luoghi meravigliosi, ma è altrettanto vero che ce l'abbiamo anche dietro casa. Quindi, dopo 2 anni in giro, inizio ad andare all'esplorazione, alla scoperta dei posti che avevo dietro casa, mi rendo conto che sono meravigliosi e inizio ad organizzare degli eventi outdoor. Fondo un'associazione che si chiama Anime Erranti, con la quale appunto ogni weekend e non solo, porto le persone alla scoperta dei luoghi incantati che abbiamo, principalmente in Campania, perché io, come sentirete dall'accento, sono partenopea, ma da quest'anno anche in Lazio. Quindi ogni weekend fra trekking, escursione, uscite di meditazione, yoga, fotografia e tanto altro, cerco di far sì che la gente non stia sul divano o nei centri commerciali, DPCM permettendo, Vai direi, benissimo. ma possa scoprire la natura e trascorrere le giornate all'aria aperta.
Cosa fondamentale, possa anche conoscere nuovi amici, perché l'obiettivo principale di Anime Erranti, che appunto è un'associazione, è quella di fare in modo che tutti possano conoscere nuove persone del loro territorio che condividono le loro passioni, che appunto sono la natura e l'aria aperta. Guarda, questa è un'iniziativa veramente lodevole, anche perché c'è sempre più bisogno, ci sarà sempre più bisogno, secondo me, in futuro anche di ritornare in connessione con quella che è la natura, specialmente dopo tutto quello che sta succedendo. Forse ci rendiamo conto che il tempo che ci viene dato a disposizione è poco e va assolutamente goduto, ma nel modo giusto. Ci sono tanti modi in cui, anche se ti diverti, in realtà non stai dando valore. Però Sì. insomma, non siamo qua per fare digressioni No, 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 di questo tipo. assolutamente. Ognuno deve stare bene facendo ciò che ama, che sia guardare la TV, che sia andare in escursione. L'importante è che fa ciò che gli fa star bene. Se ciò che lo fa star bene è vivere l'avventura outdoor ed è in Campania o in Lazio, può farlo insieme a noi. E poi tu scrivi anche per una testata, appunto, che si occupa di mollare tutto. Sì, diciamo che sono una giornalista pubblicista che 5 anni fa, quando poi ho scelto di mollare tutto e iniziare a viaggiare, ho iniziato ad intervistare viaggiatori, a scrivere per questa testata giornalistica che è una delle più importanti, se non la più importante in questo momento in Italia, che appunto si chiama Mollo Tutto ed è una testata che parla principalmente di persone che hanno cambiato vita e hanno scelto di viaggiare per il mondo. E grazie all'opportunità che mi è stata data con la rivista, ho potuto intervistare tantissimi viaggiatori e quindi trovare quel coraggio di fare anche io quel passo, no? Quel cambiamento che vedevo tanto lontano e che invece ascoltando le storie di chi l'aveva fatto prima di me mi è sembrato più accessibile e vicino. E quindi mi pare che è con Mollo Tutto che state appunto organizzando questo corso in collaborazione con Mollo Tutto. Con Mollo Tutto abbiamo altri percorsi in programma, diciamo che avevamo delle idee che volevamo sviluppare prima che ci fosse questa pandemia e che speriamo di poter riprendere quanto prima, che sono degli eventi dedicati appunto ai viaggiatori nei quali ci saranno come ospiti vari viaggiatori e le persone potranno ascoltare dal vivo le loro storie e le loro avventure. Questa è una piccola news, spero che Massimo non me ne Oh. voglia per averla lanciata e in realtà spero che ci porti fortuna Ma questa penso proprio diretta. di sì. Dai. Speriamo proprio di sì. Noi siamo qui per questo, alla fine per divulgare le cose buone. Tu ne stai dicendo veramente tante, soprattutto per le persone appunto che hanno un po' di positività, no? Dentro di sé. E Annalisa, purtroppo i tempi sono brevi. Sintetizza come ti possono trovare, come possono trovare anche il corso che stai organizzando. Possono trovarmi tramite i canali social che sono Facebook o Instagram, basta scrivere Anime Erranti. Mi raccomando, Anime Erranti, una sola parola, una sola E. Sapete chi è l'anime errante? Quella persona alla continua ricerca di qualcosa, in continuo movimento, che cerca qualcosa ma senza sapere cosa. Quindi non ve la potete dimenticare come parola. Stessa cosa trovate anche il sito web Anime Erranti oppure potete semplicemente contattare me, Annalisa Galloni, mi trovate su Facebook. Perfetto, grazie intanto, poi sicuramente avremo modo di approfondire perché questa è solo la punta dell'iceberg, dietro c'è un mondo molto grande e troveremo il modo di divulgarlo attraverso i nostri canali. Grazie Annalisa. Grazie a te Alex per questa opportunità, un abbraccio a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Alla prossima!